professor Paolicelli, un importante momento di confronto organizzato dalla sezione Appolo Lucana della SIN, con un focus in particolare sulle nuove terapie della sclerosi multipla. Sì, questa è un'occasione veramente importante perché fa il punto della situazione sugli ultimi processi terapeutici e progressi terapeutici che hanno coinvolto la sclerosi multipla in tutte le sue problematiche, in tutti i suoi aspetti. Quindi abbiamo veramente una serie di farmaci che agiscono non soltanto sulle forme recidivanti remittenti, ma adesso anche sulle forme progressive che per moltissimi anni sono rimaste prive di farmaci e rappresentavano una ombra veramente triste per quanto riguarda i pazienti che ne erano affetti. Oggi abbiamo tutta una serie di trattamenti che sono sempre più intelligenti, che hanno dei target sempre più specifici, che cercano appunto di selezionare il bersaglio da colpire nel sistema immunitario, i bersagli che sono poi i playmakers dei processi infiammatori e neurodegenerativi della malattia. Abbiamo terapie oggi nella sclerosi multipla che si prendono una volta sola nell'anno, con dei cicli che si ripetono e che per poi alcuni anni il paziente rimane senza terapia e quindi è libero dalla terapia, naturalmente con delle veramente ripercussioni positive sulla qualità di vita del paziente. Abbiamo delle terapie che possono essere assunte dalle donne fino al primo test di gravidanza positivo. In alcuni casi ci sono delle evidenze assolutamente positive per l'uso di terapie efficaci anche in corso di gravidanza. Quindi, essendo la sclerosi multipla una malattia dei giovani, è una malattia che colpisce soprattutto il sesso femminile, la qualità di vita di queste pazienti potrebbe anche non essere diciamo inficiato negativamente da una diagnosi come sclerosi multipla.